Bene, buongiorno. Vi invito nuovamente a prendere posto e dare avvio a questa giornata intensa di dibattito e di confronto. Ringrazio tutti voi per aver accolto l'invito a partecipare e saluto le autorità presenti in sala, istituzionali e della Banca del Cilento e Lucania del Sud, che grazie alla quale è stato possibile organizzare questa giornata, e ringraziamo anche la società cooperativa Arco che ha avuto l'idea e ha promosso questa tavola rotonda. E il tema di oggi è un tema scottante, un tema pregnante: quale sviluppo per le nostre aree, le aree periferiche. In sostanza vogliamo capire quali sono i contatti reali, qual è la situazione del nostro tessuto socio-economico, vogliamo capire quali sono le esigenze delle piccole e medie imprese, vogliamo capire quale può essere il ruolo degli istituti di credito, in particolare di quelli degli istituti di credito cooperativo. È noto qui un'assonanza tra la società cooperativa e la banca, e magari poi i nostri relatori ci illustreranno il concetto anche dell'idea di cooperazione. E vogliamo capire su quali orizzonti si muoveranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, le scelte politiche. Lo faremo, come avete modo già di vedere, con un parterre di eccezione. Abbiamo il professor Ettore Bove del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell'Unibas, dell'Università di Basilicata. Abbiamo il dottor Luigi Vergari, che è il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Potenza e Lago Negro, e abbiamo il dottor Ciro Solimeno, che è il direttore generale della Banca del Cilento. E ovviamente a fare gli onori di casa sono il presidente della cooperativa della società Arco, Nicola Papaleo, dottor Papaleo, e il dottor Francesco Castiello, il presidente della Banca del Cilento. Prima di dare inizio ai lavori, io chiamerei qui sul palco l'assessore Carlo Magno, che ci porterà i saluti del comune di Lampedusa. Grazie. Ok, professore. Buongiorno, benvenuti a tutti i presenti. Chiaramente un saluto particolare anche da parte del sindaco Furi per altri impegni e di tutta l'amministrazione. Sono presenti alcuni dei miei colleghi assessori e anche qualche consigliere. Saluto il tavolo dei relatori, in prima persona per il nostro presidente Pittella e chiaramente ognuno di voi per essere presenti qui alla Unione. Lo anticipava già Giuseppe, il tema è molto importante. L'Italia e l'Europa tutta, credo, vive un momento particolare, in particolare congiuntura economica. Ma certo non ci possiamo piangere solo addosso, bisogna ripartire e sicuramente pensare a ripartire nelle nostre zone è quello su cui dobbiamo puntare. Ecco perché ringrazio particolarmente il dottor Papaleo per essersi fatto promotore intanto di questa società cooperativa e di aver voluto questo incontro, perché forse ecco, la forza dei giovani, le idee, le innovazioni e perché no anche le poche risorse che i nostri territori hanno, le nostre aree possono ancora mettere in campo per poter ripartire da qui, mi sembra un'idea da valorizzare, da sostenere e credo che come amministrazione abbiamo tutto l'interesse a sostenere non solo le iniziative che si potranno mettere in campo, ma i giovani come tali, proprio perché il futuro è loro e quindi abbiamo l'obbligo di sostenerli e di accompagnarli in qualunque impresa vogliano iniziare. Io non vi taglio più di tanto, auguro buon lavoro ai relatori e buon ascolto a tutti i presenti. Grazie. Grazie all'assessore Carlo Magno e mi associo anch'io ai saluti al nostro governo.
governatore Pittella, che chiuderà questo seminario di oggi. E quindi io lascerei l'introduzione al dottor Papaleo. Buongiorno a tutti, io intanto saluto e ringrazio tutto il pubblico intervenuto, ringrazio i relatori per la disponibilità che ci hanno dato quest'oggi e ringrazio in particolar modo la banca che ci ha dato la possibilità di organizzare materialmente il convegno, ci ha supportato e tre persone che si sono spese direttamente, forse più di altre, per l'organizzazione di questo incontro, che sono Pietro La Grotta, Francesco Stoduto ed Emiliano Carlo Magno. Allora, io molto rapidamente vi volevo spiegare intanto chi siamo, quindi chi è la cooperativa Arco, chi c'è dietro, quando ci siamo costituiti, qual è l'etica che ci muove, qual è la nostra mission. Cercherò di essere sintetico e soprattutto poco retorico. Allora, intanto la cooperativa è nata esattamente un anno fa. Noi ci siamo ritrovati al tavolo a luglio del 2014, 16 tra imprenditori, professionisti, docenti, un ambasciatore, con una comunione di intenti, ovvero realizzare qualcosa di positivo per il territorio. Vi dico subito che l'intento, pur avendo un alto valore etico, in realtà ha lasciato intravedere un interesse diverso, che ve lo dico subito, di tipo lucrativo. Noi ci siamo costituiti, abbiamo da subito deciso non di optare per un'associazione. Lo scopo associativo non ha mosso i nostri intenti. Lo scopo idealistico associativo non ci ha fatto la guida, per quanto nella costituzione di questo soggetto in realtà l'interesse di ciascun socio converge con quello del territorio. Come vi dicevo, uno dei principali strumenti attraverso cui abbiamo deciso di costituirci sotto forma di cooperativa, giacché attraverso questo soggetto viene realizzato quello che è lo scopo mutualistico della società, ovvero creare delle opportunità di lavoro per i soci. Quindi, in primis abbiamo messo da parte quello strumento associativo per costituire una società cooperativa. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di creare una struttura che sia in grado di fare assistenza a 360 gradi a tutti gli operatori economici della zona, per cui la previsione statutaria è molto ampia. Noi possiamo svolgere consulenza in materia amministrativa, fiscale, in materia del lavoro, di sicurezza del lavoro. Soprattutto noi vogliamo intercettare tutti quelli che sono i finanziamenti rivolti al pubblico inteso e come operatori economici e come privati, chi fa cultura, chi fa musica, chi fa sport, soprattutto essere il referente degli enti per stimolare l'investimento privato. Vado subito al concreto. Allora, noi abbiamo, se aprite la cartellina che avete trovato sulla sedia, c'è un Debian che spiega la proposta che abbiamo fatto già ai comuni, quello di istituire presso ciascun ente uno sportello informativo che faccia assistenza, che dia tutta l'assistenza, uno sportello informativo che dia informazioni attraverso il web, attraverso la stampa, ma soprattutto anche attraverso il nostro collaboratore, ai soggetti, non solo agli operatori economici, ripeto, ma ai cittadini che abbiano interesse a sapere che vado c'è sulla cultura, sullo spettacolo, senza volerci con questo sovrapporre ad altri enti che fanno la stessa cosa. Quindi questa proposta che abbiamo fatto ai comuni ovviamente è stata ascoltata, ma immagino con poco interesse, soprattutto per un motivo: per i tagli dei trasferimenti dallo Stato nazionale agli enti. I comuni probabilmente non hanno troppa liquidità, per cui quella proposta che voi leggete oggi io la voglio riproporre all'Unione dei Comuni. L'obiettivo è quello di abbattere i costi,
di ottimizzare le spese e le risorse. Allora, il Comune di Lauria, come Comune capofila dell'Unione, potrebbe eventualmente ospitare questa struttura, facendo ovviamente delle valutazioni di merito, che cosa dobbiamo fare, che cosa andiamo a fare. Sicuramente si tratta di una cifra, direi, non irrisoria, comunque piuttosto bassa. In merito, un passaggio rapidissimo per quanto riguarda la banca. Io ho già ringraziato la banca, che opera con la stessa nostra logica, la logica di fare profitto, di fare utile, per cui la banca, tutte le volte che fa una valutazione relativa ad un nuovo investimento, quando deve decidere se erogare o meno un finanziamento, sicuramente entra nel merito, ma valuta anche la bancabilità del soggetto. Valuta la bancabilità, le sostanze patrimoniali del soggetto che richiede, in genere, deve fare l'investimento, o un suo familiare. Quindi si procede quasi sempre con garanzie reali o personali più reali, in particolar modo per gli immobili. Allora, noi vorrei concretamente dare un primo input alla banca. Vorremmo in qualche modo provare a stipulare una convenzione per, a vantaggio dei nostri clienti futuri, potenziali clienti, perché possano accedere a dei finanziamenti a tasso agevolato. È ovvio che la banca ha una logica di profitto, per cui dovrà necessariamente lucrare sugli interessi, sulle commissioni, sulle spese, e tuttavia attraverso anche dei filtri che potremmo essere noi, si potrebbero scegliere dei progetti innovativi e delle idee giovani, delle idee fresche, per rendere realmente il progetto realizzabile. Un rapidissimo accenno, faccio un passaggio rapidissimo di 2 minuti sulla nostra professione, perché oggi siamo in tanti. Io spingo molto sul valore aggiunto che noi abbiamo in qualità di soggetti iscritti ad un albo professionale. La tenuta delle strutture contabili è sicuramente l'attività principale che ci fa, direi letteralmente, buttare il veleno fino alla notte fonda, perché tanti sono gli adempimenti, anche solo per una posizione IVA che poi non ha un grosso volume d'affari. Ci sono lo spesometro, la certificazione unica, che si va a sovrapporre, in realtà è un duplicato del 770. Abbiamo visto i bilanci XPRL con la nota integrativa in XPRL. Allora, quello che noi dobbiamo, secondo me, fare insieme, ed è questo l'approccio che io vorrei dare con questa nuova società, dare all'investitore tutti gli strumenti per decidere. Non abbiamo una bacchetta magica, ma dobbiamo rendere edotto l'investitore, chi decide di investire sul territorio, di tutte le opportunità. In particolare poi volevo citare una società molto giovane che si è rivolta a me come professionista e che mi ha lasciato un po' molto sorpreso, perché si tratta di un'eccellenza. Due giovani ingegneri elettronici hanno deciso di costituire una società per prototipare e poi commercializzare un robottino con i materiali di scarto degli elettrodomestici, che poi verrà impiegato per fare assistenza agli anziani. Allora, qual è il valore aggiunto che noi, lo ripeto, iscritti ad un albo possiamo dare? Si tratta di un tipo di attività che ha una forte vocazione sociale, una società giovane. Lo strumento individuato è la startup innovativa a vocazione sociale. Questa, consulenza, questo valore aggiunto lo possiamo fare noi professionisti. Ciascuno di voi che chiaramente vive di contabilità, tenuta delle strutture contabili, tuttavia c'è bisogno di spingere, secondo me, molto sul fatto che noi diamo tutti gli elementi utili a decidere consapevolmente se restare, se andarsene, se investire, se rendere l'investimento proficuo o meno. Quindi sotto questo punto di vista volevo solo chiudere invitando in realtà tutti, soprattutto i più giovani, ad avvicinarci, perché attraverso la cooperativa vorremmo realizzare quello che è il principio civilistico
della porta aperta previsto per tutte le cooperative. Le cooperative sono società a capitale variabile, non bisogna andare dal notaio per quando il capitale cresce o si riduce. Allora, noi lo vorremmo realizzare non solo secondo il codice civile, ma secondo l'etica, perché ci crediamo. Vorremmo avvicinare a questo tavolo, al quale per ora siamo solo 18, tutti i giovani che hanno un'idea, per darci degli spunti. Noi, attraverso i nostri professionisti, che si occupano soprattutto quelli che si occupano di finanza agevolata, potremmo eventualmente individuare le migliori risorse, le risorse utili per agire in modo consapevole. E un'ultimissima cosa e chiudo, si parla molto ovviamente di crescita, di sviluppo, di spopolamento. Quello che invece io voglio, c'è cioè la parola probabilmente esaustiva che esprime il mio pensiero, è consentire ai giovani di avere un futuro dignitoso, cioè avere un introito tale da potersi creare un futuro. Io sono per la crescita e sono per lo sviluppo, ma bisogna partire dal basso. Ecco perché, ripeto, siamo aperti ad ogni tipo di confronto. Ringrazio tutti e passo la parola a tutta. Sui quali possiamo dire la nostra. Io chiamo il dottor Castiello per il suo intervento introduttivo a nome della banca. Organizzatori di questo incontro, di questo convegno, che è un convegno molto importante perché consente di mettere a confronto e di tenere nella stessa sala i rappresentanti di due segmenti importanti del mondo della cooperazione, la cooperazione non bancaria con la cooperazione creditizia. Siamo due segmenti, due rami che si dipartono dallo stesso tronco e poi elevandosi verso l'alto si incontrano con fogliami, se vogliamo usare questa metafora, perché il nostro cammino è un cammino necessariamente comune, perché le banche di credito cooperativo sono i referenti istituzionali necessari, naturali della minore imprenditoria. Noi siamo nati per essere le banche dei piccoli imprenditori, dei contadini, degli artigiani, dei commercianti, delle famiglie, degli studenti, dei pensionati, dei lavoratori. Noi non siamo le banche delle grandi industrie, noi non siamo le banche delle concentrazioni del rischio bancario su pochi soggetti. Noi facciamo un credito ramificato e diffuso, un credito popolare di donazione sociale e di ispirazione solidaristica. Basti dire che in questo periodo tormentato della vita italiana, non solo della vita economica europea, mondiale direi, una crisi che dura da 7 anni è intensissima. Basti dire che i disvalori, gli indicatori di questa crisi hanno oramai pareggiato per gravità gli indicatori della grande depressione del 29-32. Questa è addirittura la più grande in assoluto storicamente parlando delle crisi del mondo capitalistico. Ebbene, in questo periodo dove le grandi banche hanno chiuso l'ombrello, per usare un'altra metafora, noi abbiamo mantenuto aperto l'ombrello del credito. I dati statistici parlano chiaro, altre banche hanno ridotto l'erogazione del credito, hanno chiuso i rubinetti, non hanno dato più mutui, hanno lesinato nel momento della somministrazione di
risorse finanziarie per rialimentare i cicli economici che si erano fermati. Noi abbiamo invece accresciuto la percentuale degli investimenti. Siamo una forza anticrisi e in questo siamo accomunati alla minore imprenditoria che è stata in questa congiuntura una forza anticrisi. L'economia italiana ancora una volta ha dimostrato di essere un arcipelago di economie locali. Noi, a differenza ad esempio del Regno Unito, dove l'83% del sistema economico è in mano alla grande industria, la percentuale in Italia si inverte e da noi l'85% è in mano alla piccola e media impresa. E in questo contesto ci collochiamo noi 376 banche di credito cooperative. Siamo una piccola forza se considerati atomisticamente individualmente. Siamo una grande forza se considerati nel nostro insieme. Abbiamo 1 milione di soci. Siamo una grandissima forza se veniamo considerati all'interno di tutto il sistema cooperativo, come parte integrante del sistema cooperativo. E però qui va fatta subito una distinzione. Le casse rurali, che sono state le nostre madri storiche, nacquero nella seconda metà dell'Ottocento in Germania per impulso di un borgomastro, un sindaco della cittadina di Eddersdorf, si chiamava Federico Guglielmo Raiffeisen, e inventò la formula delle casse sociali di credito, che nacquero per combattere l'usura nelle campagne, presso il mondo rurale, perché la Germania della fine dell'Ottocento non conosceva un sistema di credito all'agricoltura, di credito agrario, e quindi gli agricoltori erano facile preda perché indifesi degli usurai. Raiffeisen inventò e contrappose all'usura le casse sociali di credito, che erano fondate addirittura sul vincolo di solidarietà, patrimoniale dei soci, che rispondevano nei confronti dei creditori con il loro patrimonio, pensate, e istituì immediatamente l'equazione amministratore uguale socio, la formula dell'autogestione democratica che è la forza della cooperazione. Questa formula fece arricciare il naso ai severi economisti tedeschi contemporanei, che ne decretarono il fallimento, l'insuccesso, perché? Perché faceva violenza alle leggi di mercato, e puntarono sul contrapposto modello Schulz-Devitz che fondò le popolari. Le popolari avevano la facciata delle società cooperative, ma non ne avevano l'anima. Non operavano a favore del centro agricolo, operavano nelle città. Qual era il loro obiettivo? Quello di consentire alla piccola borghesia, attraverso questi strumenti finanziari, di diventare grande borghesia egemone. Ecco, vedete, è dagli inizi, dall'ultimo trentennio del secolo XIX, che le banche popolari iniziano quella deriva che le porterà poi nei nostri giorni a fuoriuscire del tutto dal mondo cooperativo. Hanno perduto il voto capitario. Quando si perde il voto capitario, una testa, un voto, non si è più banche cooperative. Sono state risucchiate totalmente nell'indistinto della ordinaria attività bancaria. Oggi tra una popolare e una SPA non c'è più nessuna differenza. Hanno perduto qualsiasi riferimento localistico. Sono grandi banche con addirittura uffici di rappresentanza all'estero.
siamo rimasti quindi soltanto noi 376 BCC, banche di credito cooperativo legate alla originaria formula raiffeiseniana di casse sociali di credito, con intonazione rigorosamente localistica, come vi dirà il direttore generale Sorimeno, noi siamo vincolati per legge a reinvestire per il 95%, la quasi totalità, i risparmi raccolti nello stesso gruppo di produzione. Ecco perché noi alimentiamo, dobbiamo, non possiamo non alimentare, anche oltre che per vincolo di fede, ma per vincolo di legge, alimentiamo il circuito virtuoso dello sviluppo economico, dell'autosviluppo, perché non defraudiamo le nostre terre dei capitali che si formano per esportarli al di sopra di quella che un tempo si diceva la linea gotica, no? Noi reinvestiamo nella stessa area di produzione i risparmi raccolti, innescando un circolo virtuoso che consente ad economie locali effetto globale, effetto sviluppo. Un dato statistico eloquentissimo che dà materialità e prova a queste affermazioni di principio. È stata fatta questa ricerca mettendo a raffronto i dati del censimento generale della popolazione, anno 71, con i dati del censimento generale della popolazione anno 81, ed è stato scoperto che nell'Italia meridionale, dove operava una cassa rurale artigiana, il saldo migratorio passivo era del 50% ridotto rispetto a comuni dove non era presente una cassa rurale artigiana. Noi abbiamo inciso addirittura per il 50% con la nostra presenza, spezzando i flussi migratori, riducendo i flussi migratori, nel senso che abbiamo creato in loco le condizioni dello sviluppo economico. Questi sono dati statistici inequivocabili. E anche in altre aree geografiche non interessate da flussi migratori, come da noi nel Mezzogiorno, comunque la presenza di una cassa rurale artigiana è stata garantistica di sviluppo. Basti dire che tutto lo sviluppo turistico dell'Ambezzano, della zona di Cortina d'Ambezzo, è fiorito tutto intorno alla locale cassa rurale artigiana. Detto questo, e avviandomi anche un po' di conclusione, perché non posso purtroppo prendere più tempo di quel poco che doverosamente mi devo diciamo prendere, voglio soprattutto evidenziare un fatto che ritengo, l'ho già accennato, ma ritengo molto importante: la collaborazione all'interno del mondo cooperativo tra i vari segmenti, direi, è tanto necessaria quanto naturale. La piccola impresa cooperativa, a chi si deve riferire se non a un'impresa bancaria che ha omogeneità, che ha la stessa cultura, la stessa tradizione storica, gli stessi valori, lo stesso modo di pensare? Quindi la banca di credito cooperativo. E la banca di credito cooperativo, nell'ambito della minore imprenditoria, a chi deve rivolgere prevalentemente le sue attenzioni e la sua operatività? Non può che essere l'impresa cooperativa. Ben vengano quindi le intensificazioni dei rapporti in forma convenzionale, in altra forma, che leghino i comuni destini, perché apparteniamo alla stessa famiglia, quella famiglia che è tutelata dall'articolo 45 della Costituzione, che dice: la Repubblica, cioè tutti gli organi dello Stato e dello Stato ordinamento, dello Stato apparato,
quindi Stato, Regione, Provincia, fin quando almeno sopravvivono, Comune, tutti gli organismi pubblici che si riconducono sinteticamente nell'espressione della pubblica devono riconoscere la funzione sociale, cioè l'utilità sociale della società cooperativa e ne devono garantire e assicurare lo sviluppo e l'incentivo. Articolo 45 della Costituzione, che costituzionalizza un principio di politica economica fondamentale negli assetti del nostro sistema economico. Ma a me preme, e così mi avvio veramente alle conclusioni, evidenziare piuttosto che gli aspetti giuridici, perché andremo un po' nel tecnico e nel tecnicismo e nel tedioso, ma voglio evidenziare gli aspetti antropologici, sociologici della cooperazione. E mi rifaccio a due citazioni importanti con le quali concludo. Una è del più grande sociologo della cooperazione, accademico di Francia, Henri de Roche, della prestigiosa scuola di Les Annales di Parigi. Scriveva de Roche in Il progetto cooperativo che creare un'impresa già comporta notevoli difficoltà. Creare un'associazione di persone comporta anch'essa difficoltà innumerevoli. Creare un'associazione nell'impresa e un'impresa nell'associazione, qual è una cooperativa, significa moltiplicare per 10 i problemi. Perché, cito tra virgolette, il progetto è esposto al rischio di una costante esplosione. Perché non è facile, vedete, traducendo in termini più banali, conciliare l'anima di impresa economica con l'anima di associazione di persone. Perché sono due valori, due aspetti che spesso si centrifugano a vicenda. Ed è difficile sintetizzare. Nella banca di credito cooperativo sopravvivono, se Dio vuole, se la riforma ce li fa sopravvivere, tre anime: l'anima di impresa bancaria, siamo un'impresa, sta sul mercato, deve quantomeno pareggiare i conti; l'anima dell'impresa cooperativa, che fa cooperazione, che fa, esplica la funzione sociale attribuita dall'articolo 45 della Costituzione, e l'anima localistica, perché deve promuovere lo sviluppo delle economie locali, perché è una componente ontologica essenziale dell'economia locale. Vedete, è l'unica banca dalle tre anime. Ora fare coesistere e convivere queste tre anime è veramente, come diceva De Roche, un progetto sottoposto al rischio di una costante esplosione, perché non è facile sintetizzare in un giusto equilibrio queste tre anime. L'ultima citazione che voglio fare, e poi prendo concedo, è quella di un grande meridionalista e di un grande vulcano, Giustino Fortunato. Giustino Fortunato, dovete sapere, una sera di Rio Negro del Vulture, Giustino Fortunato pianse la fine della banca popolare di Rio Negro del Vulture, della sua città, di cui peraltro egli aveva preconizzato il fallimento. E Giustino Fortunato, la cosa peggiore è non ricordarsi le pagine dei libri scritti dall'autore, significa proprio che è un po' preda di dimenticare dai base di me. E ora preferisco citare a memoria, perché se perdo tempo a trovare la pagina mi faccio perdere. Giustino Fortunato,
in un celebre discorso fatto nel 1883 in Parlamento, preconizzò il fallimento di tutte le banche popolari dell'Italia meridionale. Con queste parole, esse hanno smarrito via via i valori cooperativi. Pensate, eravamo nel 1883 quando Giustino Fortunato pronunciò in Parlamento questa celebre orazione. Esse si sono fatti prendere dalle troppe lusinghe e dai troppi applausi, testuali parole. Esse hanno disviato, smarrendo l'umiltà delle loro origini. Si sono avventate in una gara competitiva fuori luogo con le comuni banche, contendendosi discutibilissima clientela. Vedo per loro un avvenire ormai insicuro, e fallirono tutte quante. Pensate, io ho scoperto in modo del tutto accidentale che a Vallo della Lucania, il mio paese d'origine, agli inizi del Novecento operava una banca popolare che andò poi in liquidazione, unitamente alla triste sorte che riguardò gran parte delle popolari della Basilicata dell'Italia meridionale. Quindi vedete, oggi quel che sopravvive alla falcidie del secolo scorso, quel che sopravvive si è trasformata praticamente in SPA. Sono state risucchiate dalle comuni banche, hanno perduto qualsiasi connotazione cooperativistica. Perché? Perché hanno avvantaggiato l'anima di impresa, hanno dimenticato l'anima cooperativa e soprattutto, questo è importantissimo, hanno reciso decisamente il cordone ombelicale col mondo della cooperazione, non hanno rapporti operativi con il mondo della cooperazione, a differenza di noi. Concludo quindi ringraziando ancora una volta gli organizzatori per averci dato questa occasione, che è più unica che rara, per poter indagare sui nostri comuni valori, sui nostri comuni sentimenti, sui nostri comuni problemi e, perché no, sul nostro comune avvenire. Grazie. Grazie al Presidente Castiello, che con una dovizia di particolari storici e giuridici ci ha delineato l'idea della cooperazione. Ora chiamo in causa il professor Bove e gli chiedo, rispetto a quello che abbiamo sentito, credito popolare legato al territorio, credito cooperativo unito a uno spirito imprenditoriale legato all'idea del mutualismo, della condivisione, può essere la formula giusta per così? Un cordiale saluto a tutti, ritorno volentieri del Lago Negrese, poiché da studente ho avuto modo di frequentarlo moltissimo, su suggerimento del professor Manlio Rossidoria, che adorava questo. Un ringraziamento anche alla BCC, che mi dà l'opportunità di discutere di un tema che abbiamo affrontato una decina di anni fa, però sempre con riferimento al Lago Negrese. Bene, io devo introdurre gli aspetti del contesto economico, sociale del territorio, e questo è interessante perché la presenza del Presidente della Giunta può essere utile per alcune riflessioni che faremo nei prossimi mesi, tra qualche anno. Allora, io parto da una considerazione. Immaginiamo che un gruppo di amici del nord decidono di visitare un'area periferica del Mezzogiorno. Il concetto di periferia è diverso a seconda se l'affronta il sociologo, l'antropologo, l'economista, il geografo. In questo momento io utilizzo un concetto di tipo geografico. Questo gruppo di persone dal nord percorre l'autostrada del sole e arrivano a Pestum. Tutto ciò che sta alla sinistra del fiume Sele
è dal punto di vista geografico un'area periferica rispetto ai centri decisionali che possono essere i capoluoghi di regione. Questo è il concetto. Bene, questo gruppo di persone ha, come dire, elaborato un programma che va alle spalle di Vallo della Lucania, scende verso sud e costeggia il Pollino, per poi arrivare a Papasidero e andare verso Castrovillo e verso Diamante. Quindi è un pezzo che comprende gran parte della Lucania preromana. Bene, in questo territorio sono presenti qualcosa come 250.000 abitanti, un centinaio di comuni, di cui 28 nell'area sud della Basilicata, perché appunto ci avevamo lavorato su questo progetto. Qual è la prima cosa che colpisce questo gruppo di amici? Beh, innanzitutto è la differenza sostanziale tra quello che sono le aree costiere e quelle che sono le aree interne. Nel primo caso è chiaro che esprimono, è espressione di un turismo di tipo estivo, balneare, con picchi in determinato periodo e deserto in altri. Nelle aree interne, più interne, invece esprime un turismo di tipo invernale. Quindi bisogna andare a leggere all'interno di questi due componenti quali sono, o quelle che gli economisti chiamano, la domanda latente, cioè quelle che c'è ma non viene manifestata, non viene espressa. La prima cosa che colpisce questo gruppo di amici è il patrimonio archeologico. Qui è il centro di civiltà, al pari dello Ionio. Quindi partendo da Pesto, dalla scuola di Veglia e scendendo giù. Quindi è una considerazione che porta a dire che è possibile individuare un turismo di tipo culturale, cioè gente istruita con un grado di scolarizzazione elevata che vuole scoprire i luoghi, le testimonianze di quelli che sono stati i compiti difficili degli esami alla scuola superiore o all'università. E quindi scendendo verso giù si arriva alla bellissima effigie, rappresentazione della grotta di Papasidero, che noi non riusciamo a valorizzare, ma che in Spagna qualcosa di analogo riescono ad attirare milioni di turisti ogni anno, qualcosa di analogo. Questa è la prima. La seconda cosa che colpisce questo gruppo di amici è l'agricoltura, il grande patrimonio che è riuscita a creare questa popolazione di questa zona periferica, che sono gli ulivi secolari della zona del Cilento. Ulivi secolari che in altre zone hanno un nome. Nella zona che va verso Giutani, dove ci sono i castagneti anche secolari, addirittura nelle divisioni ereditarie erano escluse il soprassuolo, perché faceva parte di una componente che era praticamente un bene comune della famiglia. Quindi la divisione ereditaria riguardava il terreno, ma non il soprassuolo. Quindi questo è il grande pianto di olivo. Nelle doti della sposa rientrava un albero di olivo che garantiva praticamente la sopravvivenza dell'intera famiglia. Quindi vedete già due aspetti rilevanti. Scendendo verso giù si può costeggiare la zona marina e vedere, secondo me, due dei più grandi spettacoli al mondo che in questo momento. Una, tralascio ovviamente parlare di Paratega, per ragioni di tempo, la Riviera dei Cedri. La Riviera dei Cedri è un patrimonio dell'umanità, dovrebbe diventare un patrimonio. Per poi arrivare a Diamante, dove praticamente questo gruppo di amici si sono inventati il festival più frequentato al mondo, io non so se l'ho mai visto, quello del Pellegrino, che io ho avuto modo di partecipare anche con una persona del posto, che purtroppo non ci sono più, attirano neanche 200.000 persone. 200.000 persone.
ed è un evento a livello mondiale, cioè oramai è conosciuto in tutto il mondo, perché sono riuscita a valorizzare una risorsa endogena tipicamente locale, simbolo di miseria e povertà, che oggi è diventato il vero tesoro che è un tetelogico. Questo è uno dei miei. Se invece questo gruppo di amici si sposta verso l'interno, e allora rimane impressionato da prima la sanza di questo, perché allora l'avevano studiato a scuola, si sa carne, e questo luogo di frequentazione che io porto, già li possono portare nel Vallo di Diamma. Già il Vallo di Diamma dal punto di vista geografico è un'area non periferica rispetto a come lo immaginate io, va bene? E da questo invece arriva in Basilicata il Sirio, qui il turismo invernale disorganizzato, ma soprattutto è possibile combinare un turismo di tipo integrato, perché il Sirino non è solo, non è solo il lago più glaciale più a sud d'Europa, ma è un patrimonio dei grandi studiosi di botanica, perché la vicia sirinica è una grande endemica che è presente solo sul Sirino, dove dei botanici esperti vanno a vedere appunto questa rarità botanica, che invece noi non riusciamo a valorizzare nemmeno con una, diciamo così, una cartellenistica che ci dica: vedete, qui c'è la vicia sirinica, che è un patrimonio, diciamo, da salvaguardare e da tutelare. E scendendo verso giù si entra poi in quello che è il più grande parco d'Europa, area protetta d'Europa, che è il Pollino, che fa da congiunzione parco della Val d'Agri del Lago Negrese con quello del Cile. Insieme costituiscono all'incirca 300.000 ettari di aree protette, che è un grande patrimonio da tutelare e salvaguardare. Però anche qui c'è una forma di, come dire, di trascuratezza, di disinteresse. Invece altrove succede esattamente il contrario. Ed entrando, abbandonando il Sirino e quindi scendendo verso giù, si arriva nella Valle del Merlo, quindi Rotonda, Castelluccio, con i grandi patrimoni enogastronomici. E quindi si entra nel contesto del turismo enogastronomico, che è il futuro. La gente deve mangiare di meno, però vuole mangiare anche facendo cultura. Non vuole soltanto apprezzare una bella salsiccia di Castellucci inferiore o superiore, che poi tra l'altro è sicuramente un grande patrimonio, perché è unica, è uno dei 5 distretti del salume delle aree interne locali che noi abbiamo individuato, dove però vuole sapere anche la storia. E vedete, qui a 10 km di distanza a livello c'è la testimonianza di cosa può essere il concetto di turismo integrato. Nella metà luglio uscirà un articolo sulla soppressata di Rivello, dove abbiamo scoperto due cose che nessuno l'aveva mai visto. Nel convento di Sant'Antonio è rappresentato un affresco del briolese todisco, dove al centro abbiamo individuato delle fette di soppressata. Siamo nel 1556, termine. E nello stesso tempo, il 19 gennaio del 1719, Rivello conquista la propria libertà pagando siamo nel breve del regno austriaco da questa parte, prosciutti e soprattutto un certo numero di soppressate. Quindi la libertà si conquista. Allora, qual è questo progetto? Questo gruppo di amici vuole si provare le soppressate di Rivello o il famoso la salsiccia di Castelluccio, ma vuole discutere attorno a questo oggetto, vuole capire perché la storia, la passione che le donne, la maestria femminile mette intorno a questo grande patrimonio. Allora io concludo dicendo: se noi, questo gruppo di amici va via e ha visitato tutto questo e non lo deludiamo,
cioè non evitiamo di speculare sulla loro passione per il Mezzogiorno e per le aree interne. Può darsi che potrebbero, può darsi, sicuramente ritornerebbero anche per fare turismo religioso, che è una delle cose che a noi quasi lo evitiamo nel turismo religioso. E oggi invece è un'attività sicuramente di grande prestigio. Pensate che quando i francesi arrivarono nel sul Pollino, rimasero colpiti dalla famosa Madonna del Pollino, ma siamo all'inizio dell'Ottocento, 200 anni fa, invece noi non usciamo a valorizzare questa attività. E allora la politica cosa dovrebbe fare innanzitutto? La prima cosa è occorre necessariamente mettere ordine nel settore della ristorazione. C'è troppa gente improvvisata, danneggia l'ambiente. Se uno è nato che deve fare il sarto, deve far sarto, non si può inventare di fare agriturismo, l'agriturismo è una cosa seria. In Basilicata sono circa 300 aziende agrituristiche, presidente, sono vicine che rispondono alla finalità della legge, il resto è improvvisazione, che non fanno altro che danneggiare l'immagine di questo grande patrimonio che è appunto la gastronomia tipica, tipica locale. Secondo aspetto, secondo me, ci vuole un'organizzazione che riesca a trasferire all'esterno l'immagine di questi grandi patrimoni. Cioè non c'è una cartelloristica che dica come arrivare alla Madonna del Pollino, al convento di Sant'Antonio, a vedere la Vice Sirinica, o a vedere i castagneti di Futani e così di seguito. Allora, nell'ambito di questo sistema bisogna, noi abbiamo fatto una cosa che ho dato al presidente, ai due presidenti, una decina di anni fa su questa area sud della Basilicata, che sono 28 comuni, 80.000 abitanti, abbiamo individuato quali sono i problemi. E soprattutto, mi ricollego credo a quello che diceva lui, vedete, il problema dell'attrazione che esercita nelle aree costiere rispetto alle aree interne non è terminato. Il Presidente sottolineava l'aspetto delle BCC nel frenare l'esodo e quindi l'emigrazione, e per queste le BCC per me sono, siete dei missionari, inutile che nascondano di fronte alla, diciamo, all'atteggiamento che hanno le grandi banche. Io ho avuto modo di studiare all'università, uno degli esami più difficili era associazionismo e cooperazione in agricoltura, quindi conosco bene quello che diceva prima il Presidente. Ma soprattutto in questo territorio quello che manca è l'assenza di solidarietà. Vedete, viviamo in un mondo, è stato accennato bene, Presidente, l'egoismo, l'individualismo, i propri interessi, in una logica di società capitalistica, rappresentano il perno. Questo è quello che noi dobbiamo sconfiggere, questo è quello che noi dobbiamo tentare. La socialità che si esprimeva addirittura nel vicinato, che si recava con le proprie candelere, tutto il vicinato, a cercare di sconfiggere il malocchio del maiale della vicina di casa che era stata colpita da malattia. Questo non c'è più, allora questo è che dobbiamo fare. Noi tentiamo di farlo, all'università partirà un master proprio sull'associazionismo che è riservato ai giovani laureati, con delle borse di studio, cioè già finanziato, quindi approvato, proprio perché crediamo a quelli, io non sapevo, non conoscevo il Presidente, ma quello che ha detto mi ha colpito. Cioè, proprio sempre, questa è il, come dire, la chiave del futuro, scoprire un minimo di solidarietà, dare sempre, come dire, l'atteggiamento che si affretta, andare via, anche il caffè che prima faceva perdere il mondo, sembra che sia diventata addirittura una pena di casa insieme a qualche persona. Se riusciamo a sconfiggere questo, io credo che quest'area che io ho immaginato di delineare, partendo da Pesco fino a Diamante, passando per il massiccio del Sirino, secondo me può diventare un'area non dal punto di vista meccanico, perché non è più un'area.
preoccupati con le stupidaggini, ma dal punto di vista dell'area periferica di una BCC che non guarda i confini amministrativi, sicuramente è un grande laboratorio, non solo di natura economica, ma anche di natura sociale e etico, ciò che manca oggi nelle grandi dame. Grazie. Ringraziamo il professor Bove soprattutto per la sua consueta lucidità nell'esporre le problematiche. Adesso è prevista una piccola pausa di 20 minuti e dopo torniamo con l'intervento del professor Vergari. Grazie.